Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Nello scorso episodio abbiamo visto il passaggio di età di Emma, adesso è anche lei come Tommy una bambina e quindi la primissima cosa che vado a fare oggi è modificare i suoi look. Ed eccoci qua, lei è Emma, ha i capelli corti e mori. Vado subito a modificare i capelli, non ho tantissimo materiale personalizzato per quanto riguarda questa fascia di età, però vediamo cosa c'è, cosa si può combinare. Allora, anzi, partiamo dal viso, quindi sistemiamo un po' le sopracciglia, tipo vediamo queste che sono un po' più naturali. Ok, facciamole un po' più chiare, così ci sta. Poi gli occhi allunghiamoli un po', tipo così più allungati. Ok, e poi ho anche le ciglia, vediamo dove sono, eccole qua, mettiamole magari, vediamo, delle ciglia non troppo lunghe perché comunque è una bambina, però qualcosa di carino, tipo queste, abbastanza naturali, sì dai, ci possono stare. Ok, poi il naso, il nasino come lo possiamo fare? Così, così più piccolino, così, questo no, così, questo qua mi piace, la bocca vediamo, un po' più allungata, così, ok, e portiamo un po' sulle sopracciglia. Perfetto, così mi piace molto di più. Ottimo, magari vediamo altre ciglia, un secondo. Ah, il colore degli occhi, questo non li ha proprio marroni, sono con una punta di arancio, molto particolari, visti così da vicino. Ok, passiamo ai capelli, vediamo cosa c'è di carino. Allora, no, questi sono un po' troppo per una bambina. Questi qua con lo space bun non sono male, questi forse sono un po' troppo lunghi. Ah, non c'è neanche marrone scuro, però sì, questo belli. Se no, vediamo qualcos'altro. Questi più corti, lo chignon, una coda bassa, molto lunghi questi però. Poi cosa c'è? Il codino che aveva prima, gli space bun ancora, questi, anche questi sono belli boccolosi, magari non così scuri, tipo questo colore, se no questi, mamma mia che belli questi sfumati, marrone, proviamo questo, un po' più chiaro così, mamma che belli, più che marrone questo sul mogano. Mi piacciono, però magari facciamoli leggermente più corti per il momento, tipo questi, vediamo, marroni così, un po' sfumati, non sono male questi, vediamo, carina, dai, molto carina così, dai, per il momento lasciamo questi capelli, dopo magari nel corso delle puntate andrò a modificarli. Adesso passiamo ai vestiti. Per quanto riguarda il look quotidiano, vediamo cosa possiamo mettere, non ho tantissimo materiale personalizzato qua, soltanto delle felpe, dove sono, aspettate, queste, però sono decisamente più invernali, quindi mettiamo, carino questo toppettino sotto, sopra questa magliettina, vediamo, così rosa, dai, questo può andare, ok, lasciamo così. Pantaloncini corti, cosa abbiamo? Praticamente pochissimo, questi tutti rosa, no, troppo rosa, altrimenti così, non mi piacciono molto, però questi bianchi, dai, meglio. Cambiamo le scarpe e mettiamo le All Star, decisamente bianche. Ok, dai, ci sta, carina. Emma ha un po' di pancettina, come quando era piccolina, gli è rimasta la pancettina. Passiamo poi al look formale. Togliamo gli occhiali, però non li voglio gli occhiali, grazie. Quindi via.
e rimettiamo le ciglia che me le ha appena tolte, quindi voilà. E per quanto riguarda il look formale, devo dire che questo mi piace molto, quasi quasi glielo lascio. Sì, lasciamo questo. Che altri colori ci sono? Giallo e blu, oppure giallo e rosa. Facciamo giallo e azzurro, questo è bello. E cambiamo le scarpe. Di scarpe praticamente non c'è niente, mettiamo queste ballerine azzurre. Ok, anche il look formale ce l'abbiamo. Look sportivo, perché i capelli sono diventati biondi, allora marroni, le ciglia, ok, le ciglia me le tolgono sempre, che nervoso. Ok, vestito, che bello questo maglioncino, però un po' troppo pesante invernale, decisamente. Questo invece, sì, anche questo è un po' pesantino, mettiamo questo. Questo vestitino con la bicicletta, le roselline, va bene, perfetto, look sportivo. Mettiamo le scarpe, mettiamo nuovamente le All Star, così, con un po' di roselline, proprio in pandan, perfetto. Look da notte, allora, togliamo nuovamente gli occhiali, mettiamo ancora le ciglia, i capelli, ok. Da notte cosa possiamo mettere? Allora, mettiamo magari questo top, e vediamo, rosa, oppure c'è azzurrino a righe, facciamo rosa, e pantaloncini in mutande, visto che fa caldo. Ok, le scarpe le togliamo, perfetto. Look da festa, oddio, questo decisamente non è un look da festa. Vado nuovamente a modificare il colore dei capelli, che me lo cambia tutte le volte, e mettiamo anche stavolta le ciglia. Ok, poi look vestitino, direi un vestito assolutamente. Cosa? Allora, vediamo, questo mi piace ad esempio, con i fiorellini, carino questo. Oppure abbiamo questo sfumato, che è dell'espansione vita da genitori, azzurro, verde e rosa. Che belli, colori decisamente estivi questi. Facciamo verde e rosa, cambiamo però le scarpe che non si possono vedere, sono orrende. Infradito. Facciamo queste, nere, marroni e con la pietra verde. Dai, non stanno male. Carine. Ok. E poi abbiamo l'ultimo look, che è quello da piscina. No, ho scaricato il, non mi ricordavo più, ho scaricato il costumino di Hello Kitty. Che bello! Allora lasciamoglielo, dai. Quale mettiamo? Ma più che un costume, questo a me sembra però un... Ah sì, è un costume. Un completino per andare a dormire. Ci sono tutti bellissimi. Dai, questo. Che barba questi capelli che cambiano continuamente colore. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato tutti i look di Emma. Ve li rifaccio vedere velocemente. Quindi abbiamo il look quotidiano, il look formale, quello sportivo, anche se in realtà non è troppo sportivo questo vestitino, però va bene. Il look da notte, da festa, e da piscina, da mare, visto che tra l'altro in questa puntata mandiamo tutta la famiglia, compresa la famiglia della sorella di Jessica, quindi Giorgia, Derek e Marco, nella casa delle vacanze, che però ho dovuto arredare nuovamente da zero, perché avendo scaricato qualche episodio fa, ve l'ho detto, il materiale, il vecchio materiale personalizzato, mi aveva tolto quasi tutto quello che avevo iniziato a fare nell'ingresso e nella camera da letto, quindi l'ho rifatto un po' velocemente, non sono stata troppo attenta ai dettagli, visto che comunque sarà la casa soltanto di qualche puntata, magari anche soltanto di questa puntata, poi magari lo farò decidere a voi. Comunque adesso mandiamo tutta la family in vacanza ed eccoci qua. Mark deve andare a lavoro, però allora vediamo se può prendere le ferie pagate. Prenditi un giorno di vacanza, uomo d'affari.
Ok, Jessica invece deve lavorare oggi, non ricordo. Oggi deve lavorare anche Jessica, quindi anche per lei prendiamo le ferie pagate. Jessica, allora, lavora da casa, prendi le ferie pagate, ok, perfetto. Jessica è stata promossa creatrice di meme, ora guadagnerà in più 59 simoleon, ha ricevuto anche un bonus, la casa studio pubblicizza un prodotto rilevante, ok, vi ricordate che prima poteva pubblicizzare soltanto un prodotto irrilevante, quindi di poco interesse, di poco valore, invece adesso qualcosa di più sostanzioso, di più interessante, può promuovere l'immagine e annunciare l'apparizione presso il ritrovo. Il suo prossimo turno è venerdì alle 10, oggi è in ferie, lui è in ferie. Abbiamo però Tommy che è andato a scuola e Emma invece a quanto pare non è andata a scuola, vabbè, niente. Quindi direi, Jessica, organizza la vacanza estiva, viaggia e viaggiamo con Emma, con Derek, con dov'è Mark, che tra l'altro Marco, che è ancora un bambino, dovrei farlo passare di età anche lui, perché più o meno aveva l'età di Tommy. Poi Mark, Tommaso, e abbiamo preso tutti, no, manca Giorgia. Dov'è? Giorgia De Angelis. Perché è vestita così? Oh mio Dio, guardate come ha cambiato il look senza che io facessi niente. Ok, andiamo. Vediamo se tutti possono venire con noi. Intanto sta navigando su internet. Ok. Per lavorare da casa cosa deve fare? Raccontare barzellette ai follower o fare il troll nei forum. Ok. Non tutti possono venire. Ora Tommaso ha da fare. Certo, perché Tommaso è a scuola. Peccato. Lo facciamo venire più tardi. Ed ecco qua tutta la famiglia, tranne Tommy. Quasi quasi lo faccio, gli faccio finire prima a scuola. Boh, non so perché... fargli lasciare la scuola prima non è proprio bello, proprio corretto per la sua, per i suoi voti scolastici e tutto. Però è anche brutto andare in vacanza senza di lui. Potremmo farlo arrivare dopo. Però la scuola, se non sbaglio, finisce abbastanza tardi, tipo alle 3 del pomeriggio. Però quasi quasi, boh, non lo so, devo pensarci. Nel frattempo mandiamo la famiglia nella casa delle vacanze che ho messo a Winterburg. Ed eccola qua, questa è la casa, conferma, ok. Ed eccoci qua, ho notato che, guardate, se mi allontano i capelli di Emma si alzano, cioè si staccano completamente dalla testa, quindi vado a cambiare i capelli perché non mi piace assolutamente questo bug, questo effetto. Modifico i capelli di Emma e poi torniamo a giocare. Prima di modificare i capelli vi faccio vedere velocemente come ho sistemato la casa. E tra l'altro mi sono anche accorta che c'è, guardate qua, un fantasma Nancy, cioè non so perché. Vabbè, comunque, visto che la casa l'ho fatta io, non dovrebbe viverci nessuno. Comunque, l'ingresso è questo. Ecco qua, questo è l'ingresso. Ve l'avevo già fatta vedere ancora nell'episodio, quando insomma avevo iniziato ad arredarla insieme a voi. Comunque, questo è l'ingresso. Qui c'è il portico, qua c'è una fontana e qua si va invece... sul retro della casa, dove c'è la piscina, ho messo il trampolino per tuffarsi, così fanno un po' di tuffi tutti insieme. E ho messo anche una panchina, un tavolino con delle panchine se vogliono mangiare all'aperto qualcosina. E qua sotto, sotto il portico, ho messo anche il barbecue per cucinare qualcosina all'aperto. Mentre invece l'interno della casa l'ho sistemato in questo modo. Partendo dall'ingresso ho messo semplicemente, so che non c'entra molto con l'estate, però è comunque una casa dove volendo possono venire anche in inverno per rilassarsi, dove ho messo un semplice caminetto, poi le frecce per andare al piano di sopra, giusto per riempire un po' questa parete. Poi qua ho lasciato il muretto come l'altra volta,
ho cambiato le finestre, ho messo queste aperte, mi piacciono molto queste questo tipo di finestre, mi piace molto perché dà proprio l'idea di casa delle vacanze, casa estiva che dà sul portico, poi visto che fa caldo si tengono sempre le finestre aperte. Poi qua invece ho messo la porta del bagno che porta appunto in bagno, e questo è il bagno in realtà di questa cameretta, che è la camera di Derek, Giorgia e Marco, però volendo poi può essere utilizzata da qualsiasi persona, perché comunque non bisogna passare direttamente dalla camera. Ho fatto questa porta apposta proprio per questo motivo. Comunque il bagno veramente molto molto semplice, c'è una vasca, il lavandino, il water e poi qualche accappatoio, ma veramente molto molto basic, molto semplice. Questa invece è la camera appunto di Marco, di Giorgia e di Derek, anche questa è semplicissima, anche qua ho messo la finestra aperta, uno specchio, niente di più, non ho messo neanche un armadio, proprio così, veramente molto molto semplice. Questo è il salottino piccolino, però lo trovo molto confortevole, molto molto intimo. C'è il televisore, questo armadietto con l'anta aperta, non so perché ma l'hanno fatta aperta, due divani e una piantina giusto per dare un tocco di colore in più. Poi ho messo un'altra piantina rosa, questo mobiletto con alcune decorazioni, un quadro, una piantina e l'iPod per ascoltare un po' di musica, per accendere la musica se vogliono ballare un po', visto che comunque qua di spazio ce n'è tantissimo. Dal salotto poi si va, ho messo questa porta che porta in piscina, e questo angolino dietro la casa mi piace molto. Questa invece è la cucina, che è veramente veramente gigante. Devo mettere però il seggiolone per Marco, perché Marco è ancora un bebè, quindi ha bisogno del seggiolone per mangiare, dopo lo metto. Comunque dicevo, questa è la cucina, frigorifero, una semplicissima cucina lunghissima con due lavandini, un forno con un po' di bottiglie di vino, e poi ho messo il tavolo centrale con tante tante sedie, e poi ho messo questa zona di bar, insomma se vogliono preparare dei cocktail, ok, veramente molto semplice anche la cucina. Il piano di sopra invece è questo, si salgono le scale che portano direttamente nella camera di Jessica e di Mark, anche qua la camera semplicissima, ho usato veramente poche cose, un letto, un tappeto, poi c'è questa pendiabiti però non ci sono i vestiti, un quadro e poi ho messo l'armadio. Qua c'è un'altra porta finestra dove si può andare sul terrazzo che fa ad angolo, però in realtà il terrazzo non l'ho arredato, non ho messo niente. E poi c'è un altro balcone, anche qua non ho messo niente. Poi ho messo uno specchio, ho appeso giusto una borsa per riempire un po', e qua invece si va nella camera, come potete notare dalla porta, nella camera dei bambini. Qua dormirà Emma in questo letto azzurro, qua invece Tommy. E anche nella camera non ho messo niente, un tappeto, la scatola dei giochi, niente di più. Di qua invece c'è un'altra porta, il bagno, questo è il bagno, ho messo la vasca, la doccia, quindi volendo si possono anche lavare contemporaneamente, dei saponi, il lavandino, asciugamani e una cesta con un po' di panni. Veramente anche questo bagno molto molto basic, molto semplice. Però nel complesso devo dire, anche se non è ricca, troppo piena di materiale personalizzato, curata nei minimi dettagli come spesso piace fare a me, devo dire che non mi dispiace alla fine il risultato finale. E questa è la vista da fuori, cioè è veramente una casa molto molto bella. Magari poi potrei anche farli trasferire in un quartiere, farli spostare dalla città a un quartiere più avanti, potrebbe essere interessante visto che li abbiamo sempre visti in città. Però magari fatemi sapere se questa idea vi può piacere, come sempre qua sotto nei commenti, sapete che ci tengo ai vostri pareri, seguo sempre i vostri consigli. Comunque detto questo, iniziamo a giocare. Ed eccoci finalmente qua, mi sono appena resa conto di essermi completamente dimenticata di mettere il seggiolone per Marco. Io non posso modificare perché in realtà questo lotto non è modificabile, cioè è modificabile soltanto dalla mappa dello scenario. E quindi vabbè, niente. Ho cambiato i capelli a Emma e ho messo questi che aveva anche quando era bambina, quindi il grande chignon. Io direi, ragazzi, andate tutti in casa, che poi facciamo venire anche Tommy, che adesso è a scuola. Ed eccoci qui,
Non so perché c'è la presenza di questo fantasma. Cioè, si può anche parlare con questa signora. Non so veramente da dove sia arrivata. È un fantasma. Vabbè, facciamo finta di niente. Intanto stanno conoscendo questa tizia. Ok, tutto a posto. Mi sono accorta che non potevano utilizzare la cucina che avevo messo prima. Questa dà un po' fastidio, però non si può mandare via. Altre scelte, malizia. Manda via non c'è. Perfido. Manda via. Vediamo se se ne va. Ah sì, stavo usando Jessica, pardon. Vediamo. Ma chi è questa? Boh, buon, se n'è andata. Perfetto. Ok, stavo dicendo, sono andata a mettere un'altra cucina perché mi sono accorta che quella che avevano prima non potevano utilizzarla per cucinare. Così ho messo anche il seggiolone di Tommy. Però avrei intenzione di far passare di Tommy, scusate, di Marco. Avrei però intenzione di far passare di età anche Marco. Quindi io direi di preparare una torta, così festeggiamo il compleanno di Marco quando arriva Tommy da scuola. E poi magari mandiamo tutta la famiglia in piscina a farsi un bel bagno. Quindi Jessica, cucina e prepara. Facciamo torta al cioccolato, torta bianca. Solo queste due sono le torte. No, c'è anche torta di fragole. Top, facciamo questa torta di fragole. Suona il telefono a... Pardon, a chi sta suonando il telefono? A Emma. Emma ha un telefono? Ah ok, ci fanno gli auguri di compleanno. Congratulazioni per il tuo recente compleanno. Grazie, grazie mille. Jessica ha guadagnato 624 simili nel proprio giorno libero. Bene. Emma, tu chiacchiera un po' col papà. Brava. Diventate migliori amici. Fai delle facce buffe. Abbraccia affettuosamente. Discuti delle regole della casa. Aiuta a recuperare una cattiva relazione. Cioè, vediamo. Ah no, vabbè, con Salim. Ok, niente. O Salim, comunque. Rivela l'invenzione brillante. Ah sì, perché Emma ho scelto come tratto, insomma, super, super genio. Condividi idee brillanti. Ci sto. Ci sta, facciamola chiacchierare un po'. Amichevole, vediamo. Chiedi di farti mettere a letto. Chiedi di vedere l'abito. Chiedi di un altro sim. Vediamo, chiedi di Jessica. Vediamo cosa dice di Jessica. Intanto la torta è pronta. Quindi Jessica, metti le candeline. Aggiungi le candeline. Jessica è la mia palla al piede. Siamo sposati. La mia palla al piede. Io a questo punto direi di far venire tutti qua, visto che anche Tommy è tornato da scuola. Ma Mark, che cos'ha? Ma è sporco. Perché sei così? Tutto sporco. Ma vai a farti una doccia. Aspettate, mandiamo Mark a farsi una doccia perché è lercio. Non so dove si sia sporcato così. Intanto Jessica prepara qualcosa. Allora, prepara una bevanda. Prepara bevande per tutti. Facciamo succo con ghiaccio. Ecco qua. Quindi c'è Marco, Emma e Tommy. Anche Emma è sporca. Ma dov'è andata anche lei? Cioè, forse è meglio mandare a fare una doccia anche Emma. Quindi dopo fai il bagno. Emma è triste perché è stanca. Vai a dormire. Eccolo qua, che bello, pulito e lavato. Mark, perfetto. Emma, prima va a dormire perché è stanchissima e poi le facciamo fare un bagno. Tommy invece ha bisogno soltanto di mangiare. Quindi io direi... Cosa sta succedendo ancora? La tipa è ancora qua, che dà fastidio. Vabbè, comunque... Direi di festeggiare il compleanno di Marco. Quindi facciamolo fare a Jessica. È inappropriato, basta così per favore Nancy, ok? Festeggia
E poi altre scelte. Fai passare di età il sim. No, ma no, perché solo loro due? Non posso far passare di età Marco. No, non posso. Proviamo allora con Mark. Vediamo se può farlo Mark. Altre scelte. Fai passare di età il sim. Ah no, non possiamo forse. Devono farlo per forza Giorgia e Derek a questo punto, a meno che proviamo a presentarci con il bimbo, che dove è finito? Aspettate, abbiamo perso il piccolo. Dov'è Marco? Allora, Tommy è qui. Non c'è più Marco. Non ci credo. Non ci credo. Non c'è più Marco. Magari su di sopra. Eccolo qua, eccolo qua. Quindi, presentazione divertente. Forse perché non si sono ancora presentati allora. Vediamo. Guardate che sta scendendo Marco. Tra l'altro sembra piccolissimo su queste scale giganti. Emma intanto sta giocando e Marco è quasi arrivato alla fine. Bene. Quindi, vieni qua. Presentazione divertente. Perché non ti presenti con lui? Alt! Giorgia ha scoperto l'incendio. Incendio nei paraggi. Nei paraggi è scoppiato un incendio. Forse il tuo sim dovrebbe domarlo prima che sfugga il suo controllo. Oh my god, oh mio Dio, dov'è l'incendio? Eccolo qua, stavano cucinando gli hamburger ed è scoppiato l'incendio, sono tutti molto tesi. Io direi, Jessica, vieni subito qui, spegni, e anche tu Mark, vieni qui. L'interazione non è disponibile a causa dell'incendio nel lotto. Vediamo se Jessica viene, cosa fa? Aiuto, dai, ma sta prendendo fuoco! Jessica, Giorgia! Spegni, ragazze, spegnete l'incendio. Alt, aiuto. Ho dovuto dividere l'episodio in due parti perché è uscito lunghissimo, quindi la seconda parte la vedrete domani sul canale, sempre alle 16, quindi mi raccomando, se siete curiose di vedere cosa succede se l'incendio viene domato o meno, vi aspetto domani alle 16 con la continuazione di questo episodio. Vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con il nuovo video, ciao!